Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi stiamo su Star Sand, un survival ambientato in un deserto di un mondo che ipoteticamente non è la Terra, ma una copia gemella, insomma, di un pianeta come la Terra. Che cosa è successo? Beh, iniziamo subito il gioco. Si può giocare con questo menu molto grezzo, ma il gioco è in Early Access e costa 16,79€. Pianificano di rilasciare la versione finale per l'estate del 2022, forse, ma non si sono posti limiti. Il prezzo quindi potrebbe aumentare col rilascio, ma non durante l'accesso anticipato. Si può giocare senza alieni e cose strane, ma noi giochiamo la modalità normale. Come dicevo, la grafica è abbastanza grafica dei menu abbastanza grezza. E che cosa succede? Mentre stai correndo la maratona del deserto durante il quarto giorno, un'improvvisa tempesta di sabbia ti sorprende proprio a metà di due checkpoint. Seguire il percorso diventa impossibile e ben presto ti ritrovi a vagare senza meta in una nuvola di sabbia e polvere, con il vento che ti acceca, il fiato corto, il sole che tramonta in una direzione indefinita. Cominci a chiederti se ce la farai, se sopravviverai al deserto. Let's start. Vediamo, siamo qui. Intanto avanziamo e dovremo trovare un rifugio, eccolo lì. L'ho già giocato questo inizio, poi purtroppo non mi ha tenuto la partita, quindi decido di ricominciare. Allora, vi dico subito, per quanto riguarda le meccaniche survival, sono la solita cosa, insomma, che si è già vista. Però la cosa interessante è il fatto che il gioco abbia comunque dietro una storia che non è completa in questo momento perché il gioco è in Early Access, come vi dicevo, però risulterà completa quando uscirà. Ci saranno eventi, ci saranno cose, diciamo, che succedono all'interno del gioco, nonché luoghi specifici da esplorare. E soprattutto verranno espansi anche quelli che definiscono i luoghi di sotto, quindi però insomma, l'ambientazione è molto bella, devo dire, per quanto ci sia fondamentalmente un difetto, ma ve lo dirò a breve, un difetto venale però che io non ho trascurato. Con il tasto tab apriamo, vediamo che siamo vestiti appunto da maratoneti. Chi è che è così pazzo che si fa una maratona nel deserto? Comunque vabbè, equipaggiamo la borraccia e clicchiamo una volta per bere. E in basso a sinistra vedete la nostra temperatura, la sete, la fame e la vita. Con la C dobbiamo creare un coltello grezzo, ma io so già che mi manca una pietra, quindi io inizio ad allontanarmi e prendo la pietra che mi manca. Quindi vediamo dov'è il coltello, eccolo qua, il coltello grezzo, 2 di pietra, crea. Niente di, diciamo, fuori dall'ordinario. Il grande difetto di questo gioco: siamo nel deserto, tutto a un'ombra tranne noi che non abbiamo neppure le gambe. Comunque questo è perché una volta che vedi 10, 15, 20 giochi survival inizia a non farne passare più mezza. Allora dobbiamo trovare una pianta di yucca, che non sono quei cespuglietti lì che non hanno ragione di esistere, ma quella pianta lì un po' più alta. Devo dire, l'ambientazione è molto bella perché a breve arriveremo in un'oasi e diciamo l'effetto che vi dà questo deserto è appunto quella di qualcosa di desolato, e l'oasi è veramente fatto da Dio. Tuttavia vorrei solo andare a alzare un pochino il volume di gioco, perché se no non sentite una fava. Ok, ora raccogliamo gli steli, raccogliamo anche i bastoni, pietre, raccogliamo tutto quello che... E smontiamo il coltello grezzo, quindi prendiamo il coltello, clic destra e poi clic destra, no scusate, clic qui, lo seleziono, faccio smonta e ottengo altri oggetti. Ora seguiamo quello che dice il tutorial, che creiamo un'ascia grezza. L'ascia grezza, per farla purtroppo ci serve qualcosa che non abbiamo, cioè la corda, quindi andiamo a fare la corda, ne creiamo due, una e due, vedete che ce le mette in ordine, quindi creata una inizia a creare l'altra e poi ci facciamo l'ascia grezza. Questi sono gli oggetti che possiamo creare al momento, si potranno poi fare anche edifici ovviamente e altre cose, abbigliamenti vari. Creiamo l'ascia grezza, ok, una volta che l'abbiamo fatta possiamo andare. Intanto vedete che la temperatura sale perché siamo comunque in un ambiente aperto, ma immagino non sia prevista la morte. Ok, taglia una palma, quindi in questo caso il gioco ci sta forzatamente facendoci muovere là dove vediamo l'unica palma presente
Quindi andiamoci. È veramente triggerante il fatto di non vedere l'ombra. Ci sono anche i rumori dei passi, anche se non è... E diciamo che vedere le gambe e i piedi perlomeno creerebbe un pochino più di immersività, però vabbè. Ci saranno mostri, cioè sembra un mix tra Conan Exiles e adesso non ricordo più il titolo di quegli horror, l'ultimo che hanno ambientato nel deserto, che avevo portato tempo fa, ma ovviamente avendo trattato centinaia di giochi tutti non me li ricordo. Carino il fatto che poi potete andare a tagliare i tronchi. Tagliando il tronco, poi il tronco lo dividete e potete a loro volta tagliarlo per avere bastoni o ciocchi. E invece tagliamo le fronde vedete le possiamo raccogliere, così come tagliarli per avere degli steli. In questo caso mi prendo degli steli, io cerco di fare tutto e taglio anche questo per avere bastoni. Facciamo 2 e 2, dai. Così che... E la cosa molto interessante che vedremo tra poco è il fatto che possiamo anche arrampicarci sulle piante. Allora, intanto continuiamo e vedete che là in fondo c'è, ci dice di trovare l'acqua. Io adesso mi bevo dalla borraccia gli ultimi sorsi, così riempio anche la sete e andiamo. L'Oasi è veramente fatto bene, cioè dà proprio l'idea di desolazione. Io il deserto l'ho visto una volta in vita mia dall'aereo ed è uno spettacolo devastante. Immagino che essere qui non sia proprio così semplice come lo mostra questo gioco, però là in fondo vedo già qualcosa. Comunque sappiate che si può poi andare a esplorare, c'è questa storia, il perché ci troviamo qui, vedete anche le gocce di sudore che scendono, che sono molto belle. Il gioco alterna dei tocchi di classe a un menu molto rudimentale, però diciamo che l'ho voluto provare perché questo gioco mi usciva in ogni dove, su tutte le pagine internet che consulto di solito, ed ero molto curioso, per quanto ora di survival ce ne siano tanti, e lo trovo anche piuttosto originale, devo dire. L'Oasi è veramente bellissimo perché quando ci arrivate... Iniziate comunque a soffrire 43 gradi percepiti e la fame sta salendo, adesso siamo anche abbastanza stanchi, quindi vedete sotto c'è la barra degli oggetti e anche la barra della stamina che sta scendendo, e in alto a destra vedete anche gli FPS che comunque stanno andando molto bene e sono almeno granitici a 60. L'acqua molto carina, e poi quando ci arrivate dentro è una liberazione, cioè a parte l'effetto che non è niente di che, io la prima volta che ci sono arrivato ho percepito proprio un senso di rilassatezza perché do finalmente un po' di fresco, anche se 38 gradi non è che siano. Allora premiamo vabbè, intanto riempiamo con la R la borraccia, così la riempiamo, mentre se ci andiamo dentro beviamo noi con il tasto E. Vedete che la barra sotto l'esagono in basso a sinistra si riempie, abbiamo bevuto. Ora dobbiamo arrampicarci e raccogliere dei frutti. Ci sono delle palme da datteri e delle palme da cocco. Devo andare... I datteri sono buonissimi, però qua dobbiamo avvicinarci. No, dov'è che si saliva? Da qua? Perché spiega che praticamente si va vicino e si tiene premuto una volta e lui si arrampica, quindi vedete che possiamo andare a raccogliere il cocco. Ora crea e posiziona un segnale, quindi a questo punto noi dovremmo già aver preso tutto, quindi prendiamo il segnale. Noi siamo arrivati da là, quindi ci mettiamo un segnale che è questo. Possiamo già fare tutto, no? Ci manca una corda che facciamo immediatamente. C'è anche l'antidoto da fare, vedete, frutto del deserto, sacca velenosa. Ci serve veramente... Ci saranno anche i mostri, adesso qua si parla anche di alieni, ma chissà. Possiamo fare il segnale, quindi lo facciamo. Subito. Oh yeah. Mi fa caldo, lo so che fa caldo. Allora, con il tasto le frecce potete orientarla, quindi mettiamo la freccia così. Ok, fa caldo, lo so, mi butto in acqua un attimo. Oh. Poi c'è il fiato sotto l'aria.
Bevo nell'acqua. Allora, premi M per aprire la mappa. Apparirà una bandiera. Ok. Noi siamo qua. La figata è che possiamo prendere un luogo e segnarlo sulla mappa. Quindi sappiamo che qua c'è l'oasi. Fantastico. Caccia qualunque animale riesce a trovare. Ok. Abbiamo messo il segnale. E dobbiamo cacciare un animale, quindi tecnicamente penso anche vada bene anche un animale piccolino. Dovremmo trovare forse qua vicino delle rane, forse. Avevo trovato una rana l'altra volta, però anche questa capra che non ha ragione di esistere in questa regione del mondo, però come detto è un ragionamento che fila solo fino a un certo punto perché non siamo sulla Terra, quindi quanto si capisce. È un mix tra Conan Exiles e Dune, ecco questo. Mi spiace per la povera rana, ma dobbiamo sostentarci. Ok. E raccogli la carne col tasto. Ok. Trova della carne e cuocila sul fuoco. Ok. Che poi non fa freddo da accendere un fuoco, ma. Invece un altro survival, tutto l'opposto di questo che mi è piaciuto molto, anche se l'ho giocato poco, della verità perché poi ho sempre giochi da fare e dovrei prendermi un po' di pausa per giocarli, è The Long Dark, perché l'idea che ti dà di freddo quel gioco è veramente eccezionale. Quindi, usciamo dal menu, creiamo il fuoco, sempre che trovi il fuoco. Fiasca in pelle ce l'abbiamo. Eccolo qua, fuoco. Lo creo. Metto un po' di più del previsto. Intanto se andiamo in acqua, continua a crearmelo il fuoco, sì. Così mi rilasso un po'. Veramente brutta come cosa, però sistemeranno, io confido. Dovrebbe essere fatto in Unity il gioco, quindi non so neanche quante persone ci siano, ma è un indie, quindi alla fine cosa volete dire? Mettiamo il fuocherello qui. Apro e metto il cibo. E metto la legna che prendo uno di questi. Ne prendo uno. Uno. E lo metto qua. Via. Ok. Non gli stare troppo vicino perché trova la carne e cuocerla sul fuoco. Ok, vediamo quanto ci mette. Ok, ancora un pochino. Quindi intanto stiamo in acqua. E nuotiamo in questo oasi. Che cos'è quello? E dopo ci andiamo a vedere. Fa caldo, lo so che fa caldo. Bisognerebbe stare all'ombra, perché bisognerebbe giocare con questa meccanica delle ombre. Però al momento beviamo un po' d'acqua e poi mangiamo la carne. E la legna diventa carbone, la carne diventa carne cotta. Qua abbiamo un cocco, ancora verde però. Dai, 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 dai. Sì, fa caldo, lo so, dai, basterebbe lasciarlo al sole e cuocerebbe lo stesso. Ok, crea e posiziona un riparo. Tanto me lo guardo dall'acqua perché almeno qua si sta un po' più al fresco. Riparo, eccolo qua. Ci servono tre corde. Le corde posso farne tre? No. Posso farne due? No. Stelo, ok. Uno. Bene, uno allora. Ok, dai, è giunto il momento di porre fine alle sofferenze di questa palma da dattero. Tanto c'è una rana che nello sfondo sfocato che sta scappando. Comunque, con 42 gradi direi che non si sopravvive a lungo. Dai. Tagliamo le fronde. Steli, steli, steli. Abbiamo fatto tre corde. Ok, facciamo altre due corde. Ok. Ok.
il sole andrà poi giù, a una certa ora verrà poi il freddo estremo di notte, infatti mi pare che già il sole stia calando. Il rifugio, abbiamo tutto, crea un rifugio. E qua sarà probabilmente dove salveremo la partita. Ci vogliono 16 secondi. Quindi magari ne approfitto e mi taglio anche un po' i tronchi perché è sempre comodo averne da parte. 5 picconate per i tronchi. 2, 3, 4, 5. È un mix anche di The Forest, se vogliamo. Gran gioco anche quello. Su cui avevo fatto una miniserie anni fa. Ok, abbiamo il rifugio. Posizioniamo il rifugio. Il riparo, scusate, eccolo qui. Eccolo lì, bello lì. L'ho messo. Usa il riparo per salvare. Come faccio a usare il riparo per salvare? Ma fammi capire, se io entro sto all'ombra, la temperatura scende? Sì, per un breve istante è scesa. No, ma continuo a soffrire le pene dell'inferno. Ok, poi tieni premuto R per salvare. Ok, salvato. Crea un martello. Ok. Where is the martello? Eccolo qui. Sti cazzi, tre corde, tre pietre e un ciocco. Allora, il ciocco lo facciamo subito. Le corde non le abbiamo, tuttavia butto questo e me lo taglio. Lo so, ragazzo mio, che fa caldo però. Ok, no, continuo a sbagliare tasto. Ok, facciamo tre corde. Allora, diceva tre corde. Tre pietre e le pietre sarà dura trovarle nel deserto, ma speriamo di trovarle qua in giro. Sì, eccone lì una. Ma dice che potrò. No. Belli i rumori della natura. Quei pochi che ci sono, della poca natura che c'è qui. Eccole là, pietre. Sì, va bene, dai, su. La vita non sta scendendo fortunatamente, quindi. Ok, abbiamo le tre pietre, possiamo fare finalmente il martello. Se mannaggia me che continua. Martello, crea il martello. Torniamo indietro. Questa tenda è veramente sgargiante rispetto al resto dell'oasi. Comunque, intanto siamo qui. Posiziona un pezzo di fondamenta. Ah, perché praticamente usando il martello premi mouse 1 per aprire il menu di costruzione. Ah, figo. Fondamenta, questo. Possiamo costruire la fondamenta. Però mi chiede. Muovere fondamenta in alto e in basso. Ah, ok, figo. Peccato che. Due ciocco e due assi di legno. E non abbiamo assi di legno. Come facciamo un asse di legno? Torcia, piccozza, asse di legno. Due. Ok. Sì, beh, mi sembra abbastanza expensive, diciamo, come costo di componenti, però. Allora, no, usciamo, vediamo un po' se ho quello che mi serve, perché. Allora, abbiamo detto due assi di legno e due ciocchi. E ciocco mi sa che non ce l'ho. Infatti, quindi abbattiamo la palma. Poi dovrei farla qui. Ah, adesso raccogliamo solo ciocchi che. Di bastoni non ce ne servono. Dai, 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 dai. Prendi tutto. Fronde. Ciapa tutto. Ok, adesso martellino. Dov'è che la facciamo qui? Fondamenta. Ok, piazzala lì. Scusa, ma. Ah, ok. Perché non la fa? Perché cozza con qualcosa.
Ma è brutto così però. Fammi un po' mettere così. Fondamenta in legno, ok. Costruisci un ingresso. Cacchio vuol dire costruisci un ingresso? Questo, porta, scale, tetto, parete. No, un ingresso altro. Torcia a muro, scala pioli, recinzione, spuntone in legno, giunto. Questo è scale, doppia scala. Figo, parete, porta. No, fa la parete. L'ingresso io penso a questo di solito, no? Ok. Posiziona la porta dell'ingresso. Vediamo un po'. Porta. Tre ciocco più una corda. Non hai il materiale. Tre ciocco e una corda. Quindi. Tre ciocchi non li abbiamo. Sta anche diventando oscuro adesso. Quindi dobbiamo assolutamente abbattere una palma da dattero. E ottenere quello che ci serve. Stiamo seguendo il tutorial, però poi ci saranno le creature da combattere, ci saranno un po' di cose. Poi, ovviamente, anche in questo caso non è, lo dico sempre, non è un gioco per tutti. Dovete amare i survival, quindi è un po' un gioco da Argonaut questo, che è un chiaro e dichiarato appassionato a ogni genere di survival. Survival è un genere a cui mi sto un pochino allontanando negli ultimi anni. Datteri, ottimo, fa comodo, anche perché dobbiamo mangiare tra un attimo. Facciamo corde, come se non ci fosse un domani. Facciamo due, tre corde. E poi facciamo la porta. Bella! Si può saltare dentro, no? Correndo forse? No. Quindi dovevo metterla da un'altra parte. Vabbè, dovevo metterci una scala, eh. La porta e una corda. Ok, fatta la porta. A start in the sand, ho sbloccato. Il tutorial finisce qui. Ora devi cavartela con le tue forze, sopravvivi nel deserto, scopri cosa è successo e ritrova la via di casa. Quindi io direi che potremmo fare anche una scaletta. No, non lì, qui. Ma la piazzi qui. Scusa, ma no, una rampa. No, una scala così. Eccola lì, la stava mettendo qua giusta. Non ho due assi di legno, quindi facciamo due assi di legno subito, subito, scusi, dica. Due assi di legno, due, una, due, 8 secondi. Ok. Let's ok, scala. E adesso, mamma mia che glitch. Allora, pareti, pareti con finestra, con le fronde. No, e qua vabbè, qua finiremo tutto. Comunque, bello perché non siamo sulla Terra, si vede perché ci sono due lune. O più che altro una luna e un pianeta. Poi, distanza assolutamente non realistica, insomma, però va bene così. Beviamo e mangiamo, quindi io prendo il coso qui e me lo pappo io. No, getta il cocco, no, la carne. Dove cacchio era la carne? Me la sono mangiata o l'ho lasciata dentro il fuoco? No, me la sono mangiata. Peccato che consumo i datteri che sono ipercalorici, ma datteri, mangio i datteri e poi vado a dormire. Forza. E per dormire. Bene. Perché dunque la brama di salire nel cielo è così simile in sé alla follia? Niente mi può appagare. Subito mi tedia qualsiasi novità terrestre. Più in alto, instabilmente vengo trascinato sempre più vicino al fulgore del sole. Perché la sorgente di luce della ragione mi annienta?
Chi può dirlo? Mi sveglio con la borraccia in mano. Va bene. Bevi, bevi. E allora beva. Però ho anche tanta fame, dell'oretta. Quindi io non so la carne dove sia finita. Fatto sta che devo andare a rifarmela. Non mi pare abbiano comunque una durability questi oggetti. Però posso mangiarmi i datteri, che non curano di niente la fame. Devo mangiarmi una rana. Una rana che mi sembra che dia una bistecca quando la cucini, ma non sa poi. Ma voglio andare a vedere una cosa, perché che cos'è quella roccia lì? Oh, bel fresco, 20 gradi la mattina, si sta veramente bene. Questo che cacchio è? No, non c'è molta interazione, ma qua c'è una scritta. Aumentano di numero una volta che mi hanno trovato. Però adesso, dato che io un save lo faccio e poi voglio, come ultima cosa del video, voglio andare a vedere che cosa si cela là dietro. Quindi io adesso faccio, tengo premuto R, giusto? Sì, salvato 18 volte. Là dietro si vede una torre, eh? E il gioco ci attira verso queste cose, però andiamo a vedere. Certo che abbandonare l'oasi significa andare in mezzo al nulla dove non c'è più niente, quindi non c'è più niente da mangiare, assolutamente niente. Niente, la carne io non so che fine abbia fatto, me la sarò mangiata per sbaglio. Comunque là dietro sembra esserci qualcosa, quindi andiamo a vedere. La stamina è quasi finita, quindi ricomincio a camminare normalmente. Stato attuale, il gioco non ha eccessivi problemi, gira bene. Sarà da vedere sul lungo periodo se saprà integrare. Sicuramente adesso siamo sopravvissuti un giorno, il gioco sembra ben fatto, ovviamente magari non così ricco di contenuti, non così innovativo. Bisogna vedere se riesce a tenere l'interesse del giocatore, perché il deserto è bello quando dura poco, nel senso che io cammino qui, ho tutto il mio, la mia paura delle temperature, l'ora del giorno, la fame, la sete, sono d'accordo, però deve esserci qualcosa che comunque mi spinge a, e sicuramente ci sarà qualcosa, perché comunque i misteri di che so, di qualche manufatto, di qualche edificio, perché ci saranno edifici esplorabili anche in profondità, quindi adesso stiamo andando verso questo luogo qui che non si capisce, ma ovviamente il gioco ce l'ha messo lì per farcelo vedere. Ecco, diciamo che è andata più o meno così, diceva l'oasi, e questo si vedeva dalle dune. Ma non so che cosa sia, non riusciamo più nemmeno a correre perché abbiamo la fame da soddisfare. Qua abbiamo un po' più di fresco, perché c'è l'ombra, questa è una bella cosa, è gestita piuttosto bene, il discorso dell'ombra. Il problema è che, vedete che provo un po' a bere, vediamo se mi passa e riesco a correre, no? Perché rimango comunque sempre con la fame e la vita che scende, l'insolazione che sto prendendo, quindi no, devo andare in quell'altro punto là, non posso correre, quindi devo camminare per forza. Godetevi questo deserto. Ed eccoci, siamo giunti praticamente quasi al finire della vita, perché ormai ci mancano solo due lati su sei dell'esagono della vita. Stiamo seguendo questi enormi monoliti con dei disegni. Sicuramente da qua ne vedremo un altro dove poter andare, immagino. Ho un po' di fresco, però sono praticamente morto. Ormai sono morto. Là sembra esserci qualcosa, ma non sono sicuro di riuscire a raggiungerlo. Avrei dovuto prepararmi un po' di scorte. Là sicuramente avrò tempo di farlo dopo, quando sarò morto e sarò ripartito dall'ultimo save. Però proviamo a raggiungerlo e vediamo, anche perché non possiamo correre, se no saremmo già là da un pezzo. Carina questa cosa del punto degli spostamenti, preparare. Mi domando solo che cosa serve a questo punto costruire degli edifici se poi bisogna comunque vagare nel deserto. Là dietro sì, penso sia proprio un edificio che possiamo andare a vedere, a esplorare, però il problema è che
Eh sì, non abbiamo più vita ormai. È finita, signori. 41 gradi, percepita, iniziamo a sudare le 7 camicie, però forse almeno a vedere che edificio è ce la facciamo, anche se il nostro passo è rallentato di parecchio. Adesso provo magari a, prima di morire, a salire qui e farvi vedere che cosa c'è sotto là. Magari qua in alto, più in alto si vede che cos'è quell'edificio. Eh sì, sembrano delle rovine. Rovine che non aggiungeremo mai. C'è sembra esserci anche un'oasi là dietro. Però, ragazzi, noi siamo morti. Been there, done that. L'obiettivo su Steam è raggiunto. Il deserto ti ha chiamato a sé. Menu principale. Tra l'altro, mi fa fare carica e ripartiamo ovviamente dall'ultimo pezzo, dall'oasi dove abbiamo salvato, insomma, quindi qua dovremmo prepararci delle cose da mangiare e da portarci via. Mi domando solo appunto cosa serve questo, perché devo costruirmi una casa, ok, ma poi non so se ci saranno mezzi di trasporto o meno, perché al momento abbiamo risorse armi. I collocabili, che sono il letto in legno e queste altre cose, tipo il classico pozzo e cose del genere, l'equipaggiamento che possiamo farci con tessuto e quindi proteggerci meglio, quindi muoverci anche lo zaino per portare più roba. L'inventario, adesso non so se ha. Sì, una statistica c'è, questo siamo noi. Ragazzi, questo era Star Sand. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e noi ci sentiamo in un prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao!